Valle del Ghiaccio alle Piastre, la Via delle Agne a Montale, il Parco Letterario Policarpo Petrocchi a Castello di Cireglio e il Sentiero 169 da Pracchia a Ponte alla Venturina. Sono i quattro cammini dell'acqua della provincia di Pistoia, percorsi riscoperti e portati alla luce grazie al lavoro di associazioni del territorio e sostenuto attraverso un apposito bando promosso da Publiacqua. Una rete di percorsi che mette al centro l'acqua e i suoi legami ambientali, culturali, sociali e storici con le comunità locali. Legami da scoprire mediante un turismo di prossimità e sostenibile. Va a coprire quel dovere che comunque un'azienda come la nostra ha nel cercare di dare supporto alle attività che le autonomie locali fanno sul loro territorio. Evidentemente cercando di recuperare il concetto dell'acqua, il valore dell'acqua, il valore l'acqua ha avuto nello sviluppo della storia delle nostre città. E in questi territori in particolar modo credo che un elemento di ricchezza che questi territori possono avere anche per il futuro è quello di valorizzare l'armonia che l'acqua, il territorio, il bosco, la montagna ha consentito nel corso degli anni lo sviluppo della città, della civiltà e anche le complessità di questi territori, no? Ora mi ricordava qualcuno del posto che non più di 100 anni fa questo era un territorio che aveva circa 8.000 abitanti. A distanza di 100 anni siamo passati da 8.000 abitanti a 1.000 abitanti, con le difficoltà che poi evidentemente questo poi determina. E allora Publiacqua ha il dovere nei confronti dei territori, delle aree interne, di cercare di investire per recuperare valore, ricchezza e bellezza di questi territori. Il cammino della Valle del Ghiaccio alle Piastre, valorizzato dalla Proloco Alta Valle del Reno, è un percorso di una decina di chilometri e di media difficoltà, caratterizzato da strade bianche, viottoli, boschivi e in piccola parte strade asfaltate. Può essere percorso a piedi, a cavallo ed in bici e raggiunge le località di Le Piastre, Erba Binuta, Vivaio, Botro, Le Forri, per ritornare poi alle Piastre percorrendo anche un tratto della Ghiacciaia della Madonnina, parte dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Il nostro paese ha una tradizione molto antica. Pensate che proprio per l'acqua, e quindi Publiacqua ci rientra in pieno, proprio per l'acqua sono riusciti a fare un'industria dell'acqua, l'industria del ghiaccio, perché avevano come bene l'acqua e il freddo e si sono studiati il ghiaccio naturale, quindi l'industria del ghiaccio naturale. Noi abbiamo sfruttato questa loro intuizione e quindi abbiamo recuperato un pochino le ghiacciaie e soprattutto tutte le nostre sorgenti, perché purtroppo le sorgenti si stavano perdendo. Sapete che non c'è più la cura del territorio come un tempo e quindi gli anziani non ci sono più che regimano le acque e si rischiava di perdere tutte le nostre sorgenti, per cui piano piano le abbiamo recuperate e era un sogno e grazie a Publiacqua siamo riusciti a coronare questo nostro sogno. È un percorso ad anello su una lunghezza di 10 km che si snoda principalmente su strade bianche e in piccola parte in tratti asfaltati. Tocca dei posti molto belli dove abbiamo recuperato le acque delle sorgenti e è un percorso che valorizza certamente il territorio, il cammino lento, offre paesaggi, scorci di paesaggio bellissimi. Dalla Valle del Ghiaccio alle Piastre esiste la possibilità di raggiungere il cammino del Parco Letterario Policarpo Petrocchi a Castello di Cireglio, sulla collina pistoiese. Qui il percorso è ad anello, ha una durata complessiva di circa 45 minuti ed è stato riscoperto grazie all'associazione Castel di Cireglio APS. Tre sono i punti tappa del percorso, corrispondenti ad altrettante fonti, strettamente legate alla figura di Policarpo Petrocchi.
All'interno di questo cammino dell'acqua, cammini dell'acqua, abbiamo recuperato tre fontane. Una è nel paese, la Fontana del Leone, che era particolarmente disastrata e che abbiamo recuperato con l'aiuto di un muratore locale. E le altre due le abbiamo fatte come associazione, in particolare la Fontana delle Fontanelle e questa qui di Cettore. Sono nel percorso più breve. Il percorso più ampio è quello che si snoda da Castello di Cireglio alle Piastre e che alla fine ci porterà alla Fontana Campari, quella che è stata recuperata sempre con l'aiuto del progetto di Publiacqua, è stata recuperata l'anno scorso. Salendo di quota sull'Appennino tosco-emiliano si trova il cammino che si snoda lungo il sentiero 169 che collega Pracchia a Ponte alla Venturina, lungo il percorso del fiume Reno e della ferrovia Porrettana. Percorrere il cammino delle acque non vuol dire solo camminare per scoprire delle acque, scoprire dei torrenti, ma vuol dire camminare nella cultura e nelle tradizioni del territorio. Ci troviamo qui sul piazzale della stazione di Pracchia, in comune di Pistoia. Qui parte il nostro sentiero 169, che viene accompagnato nel suo corso dal Reno, dal fiume Reno che scorre qui a valle, e dalla storica ferrovia Porrettana. Si parte dai 608 metri sul livello del mare di Pracchia, si sale ai 738 di Frassignoni, località chiesa. Come abbiamo già ricordato, il borgo di Frassignoni in verità è l'insieme di 12 borgate, poi si scende alla Gacci, per modo di dire, di poco, a 702 metri, si sale di nuovo verso Canal di Sasso, 778, si raggiunge l'apice di 924 di Posola, che in alcuni tratti si porta anche a 940 metri d'abitato, poi per poi scendere a Pidercoli 7,47, Campeda Vecchia 6,92, Campeda Nuova 6,30, Fondamento che rimane appena qui sopra e quindi a Ponte della Venturina ci troviamo all'inizio del cammino nel sentiero vero e proprio. Siamo in località Case Martinelli e possiamo ammirare un atto di liberalità datato 1904, nel senso che il conte Luigi della Croce fece costruire questo fontana e lavatoio a beneficio della comunità. Naturalmente da allora tanto le fontane che il pozzo è stato restaurato come lo vedete nello stato attuale. Ci troviamo alla stazione di Biagioni da Gacci, che è la seconda stazione che troviamo sul percorso dopo Pracchia. Ora saliamo a Lagacci perché il sentiero, come abbiamo detto, accompagna la storica ferrovia, però vista dall'alto, come recita il nostro cartello. Dalla stazione di Biagioni, Lagacci, siamo saliti a Lagacci. Siamo davanti al Pozzo Lavatoio, un antico pozzo che è considerato un po' il centro del paese. Qui a Lagacci la conformazione del terreno ha favorito il risorgere del paese intorno alla metà del Cinquecento e la ricchezza delle acque è tale come ora andremo a vedere nella vicina forra di Lagacci. Prima del paese c'è la forra di Lagacci che come vedete è un corso d'acqua perenne distribuito in più fossi che fa praticamente un grande concerto di scrosciare d'acqua. Questo per dire che questa zona è veramente molto ricca di acqua e lo fa presupporre, come abbiamo detto prima, anche il nome di Lagacci. Siamo nel piazzale della stazione di Molino del Pallone, che è la terza stazione ferroviaria che si incontra lungo il percorso di questa nostra cammino dove diciamo la storica ferrovia Porrettana vista dall'alto percorrendo il sentiero contrassegnato dal CAI col numero 169. Infatti basta scendere da queste
scaletta, e da qui, proprio da qui, parte il sentiero che attraverso la congiunzione del sentiero 155 riporta in località Cadibocchi sul sentiero 169. Ci troviamo al Fosso del Faldo, che è un torrente a pieno titolo, infatti in ogni stagione ha come potete vedere, ha un'ottima portata di acqua. Qui inizia anche il territorio di San Buca Pistoiese ed eccomi arrivato alla fine del percorso. 17 chilometri di cammino che portano da Pracchia a Ponte della Venturina. Naturalmente per chi arriva da questa parte si tratta dell'inizio del percorso e di ripercorrere praticamente quello che noi abbiamo già percorso. Il Club Alpino Italiano praticamente tra le varie attività che svolge anche un'attività importantissima, che è quella di seguire la manutenzione dei sentieri di un certo territorio. Ogni sezione praticamente segue più o meno una certa qualità di sentieri. Noi come Club Alpino Italiano di Porretta Terme ne seguiamo ben 500 km distribuiti su diversi comuni della nostra montagna, compreso anche se siamo di una sezione bolognese, seguiamo quasi tutti i sentieri di San Buca Pistoiese. Questo che vedete è una tabella montata circa 10 giorni fa proprio in funzione della riqualificazione di questo sentiero 169. Locali della biblioteca di Taviano nel comune di San Buca Pistoiese è stato presentato il quarto cammino dell'acqua della provincia di Pistoia, un sentiero di 17 km che si snoda da Pracchia fino a Ponte alla Venturina, caratterizzato dalla presenza del fiume Reno e della ferrovia porrettana. A ripulire il tracciato l'associazione Campeda Futura, sostenuta da Publiacqua attraverso il bando I Cammini dell'Acqua, con il quale sono già stati recuperati altri 3 sentieri nella provincia di Pistoia, alle Piastre, Castello di Cireglio e Fognano. È stato semplicemente ripulito, nel senso che è un sentiero storico, che c'è sempre stato. I nostri avi l'hanno percorso, ahimè, non certo per turismo, per affrontare la vita quotidiana, che allora voleva dire tutti i giorni prendere il cavallo di San Francesco, cioè andare a piedi. Tutte le frazioni non sono collegate con le quattro ruote fra di loro, ma ciascuna ha praticamente una strada propria che non passa attraverso le altre. Il sentiero invece sì, le attraversa tutte, e questo è stato un momento di grande unione, di scoperta, di collaborazione alle volte insperate, ma comunque di conoscenze molto molto interessanti. Noi siamo molto legati ai nostri valori ambientali e questo intervento li rende fruibili a tante persone, quindi ben venga questo lavoro. Speriamo che sia, come posso dire, di stimolo ad altre iniziative analoghe, perché credo nel valore dell'associazionismo e del principio di sussidiarietà. Quindi voi sapete che noi abbiamo strumenti limitati per poter curare le ferite del territorio e per poter valorizzare questo bellissimo ambiente, e quindi ben venga l'impegno del volontariato. È un corso d'acqua il protagonista anche del cammino che si snoda all'interno del comune di Montale, tra i boschi e i prati delle frazioni collinari di Fognano e Tobbiana. In questo caso si tratta del torrente Agna e dei suoi affluenti, attraverso il cui corso si può andare alla scoperta di bellezze naturalistiche e culturali, tra cui il tabernacolo di Ardengo Soffici e il monumento a Iorio Vivarelli a Fognano. Il percorso è stato riscoperto grazie alla Proloco di Fognano e Impresa Sociale Quattro Passi. Noi abbiamo pensato di iniziare questo progetto di valorizzazione
del nostro territorio, appunto attingendo a questa possibilità che ci è stata offerta da Publiacqua nell'ambito del bando dei cammini dell'acqua. Il progetto sostanzialmente valorizza un cammino che è conosciuto, ma è conosciuto solo dai locali. Quindi abbiamo pensato di valorizzarlo, di pubblicizzarlo, di segnalarlo, diciamo, con tutte le indicazioni del caso, e l'abbiamo anche battezzato, perché appunto l'abbiamo chiamato la Via delle Agne. Le Agne sono tre, infatti, sono questi tre affluenti che si uniscono nel torrente Agna che attraversa la nostra valle. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione di Guide Ambientali Quattro Passi, che ci ha seguito, insomma, in tutte le questioni un po' più tecniche, no? Che hanno riguardato il cammino, la ricerca del materiale e quant'altro. Quindi, insomma, siamo stati veramente ben supportati, perché è stato anche un bel lavoro di ricerca e di narrazione, ecco, di una bella realtà del nostro territorio. Non siamo indipendenti da questo elemento che è vitale, non siamo indipendenti. Con i cammini dell'acqua si capisce quanto l'uomo abbia lavorato per proteggere e assicurarsi questa ricchezza. E i cammini dell'acqua riescano a far comprendere, più che a noi, perché noi siamo fra le prime generazioni che siamo nati con un rubinetto in casa e con l'acqua che arrivava. Tra l'altro, noi siamo anche quelle prime generazioni che, quando manca l'acqua per 5 ore, ci si arrabbia anche. Ecco, nel corso della storia delle nostre città i cittadini comprendevano meglio qual era il valore dell'acqua, qual era il sacrificio che l'acqua imponeva nella quotidianità. Noi abbiamo perso questo aspetto, diamo tutto per scontato, e questo è un elemento che impoverisce i processi culturali d'attenzione verso l'acqua. Tra l'altro, noi ci fermiamo esclusivamente nella fase nell'utilizzo dell'acqua come bene da bere o per utilizzare per lavare le cose, ma il servizio che Publiacqua acqua fa è molto più vasto, perché noi, oltre andare a cercare di trovare l'acqua laddove è possibile per non incidere troppo nel sistema naturale, allora, oltre a fare questo, oltre a depurarla, oltre al fatto di portarla nelle case, noi, quando esci dalle case, ci dobbiamo preoccupare di restituirla alla natura nel miglior modo possibile. Ed è un lavoro enorme che Publiacqua sta facendo su tutto il sistema fognario per far sì che l'acqua torni ad essere elemento di ricchezza per coloro che stanno a valle. Devo dirvi che noi lasciamo molti debiti ai nostri nipoti, molti debiti per il nostro stile di vita. Sul tema dell'acqua dovremmo avere l'attenzione affinché non gli si lasci anche il debito di un impatto ambientale che rischiano di pagar caro. Grazie.